Mister, terza sconfitta consecutiva, ma forse oggi delle ultime tre partite quella meno meritata. Sì, per l'intensità e come abbiamo interpretato la gara, assolutamente sì, però in questo momento 2 minuti prima prendi traversa e 2 minuti dopo, al 92esimo, prendi gol in quel modo lì, dove siamo stati molto attenti e bravi per tutta la gara. E purtroppo in questo momento, oggi ha detto così, è normale che bisogna lavorare duro, bisogna continuare a lavorare, cioè in questi momenti c'è anche poco da dire obiettivamente, perché vai a commentare la gara, commenti una gara dove i primi 20 minuti loro ci sono stati sicuramente superiori, poi siamo venuti fuori molto bene, sembravamo anche un'altra squadra rispetto ai primi 20 minuti, e le occasioni ci sono state. Purtroppo in questo momento è così, però bisogna essere forti, bisogna saper reagire a questi momenti, perché all'interno di una stagione ce ne sono, capitano, chiunque ha un po' di esperienza e fa calcio da tanti anni. Dispiace perché comunque mi dispiace per la squadra, per i ragazzi, perché si allenano bene, fanno le cose come si deve. Oggi tutti hanno interpretato benissimo la partita, e prendere una batosta così all'ultimo purtroppo fa male, però poi le persone forti si vedono nei momenti di difficoltà, quindi sono sicuro che ci rialzeremo. Oggi rispetto alle altre partite ha portato alcuni cambiamenti nella formazione, non solo negli 11 titolari ma anche in alcuni ruoli. Penso ad esempio a Bertoni che è ritornato a centrocampo dopo qualche partita sulla fascia. Magari un po' di cambiamento, un po' di vivacità in più ha anche aiutato la prestazione. No, no, semplicemente era la partita che dovevamo fare, ci imponeva di avere un centrocampista che giocasse qualche metro più avanti rispetto a quando giochiamo con Moretti e Spozio, che giochiamo col doppio regista. E Berto è molto bravo nel rompere, riconquistare, strappare in tutte le zone della seconda, quando c'è la seconda palla, lui è bravo ad arrivarci sempre. Ha fatto benissimo anche da terzino, il suo ruolo naturale è quello, poi il terzino lo può fare tranquillamente. Oggi ho deciso in questa maniera qua. Voto alla prestazione di oggi. Ma no, ho votato la prestazione di oggi 7, perché loro sono fortissimi, senza ombra di dubbio. E noi comunque poi dopo i primi 20 minuti abbiamo giocato assolutamente alla pari, abbiamo fatto una partita gagliarda, con l'atteggiamento giusto, come avevo chiesto, con lo spirito giusto, e quindi voto alla prestazione sicuramente 7. Poi con i voti alla prestazione non fai classifica, perché siamo fermi a 12 punti, e oggi purtroppo commenti sempre le stesse cose. Oggi non era una partita da perdere, ripeto, 2 minuti prima prendi traversa, si fa traversa riga al posto che traversa fuori, però è così, in questo momento è così e dobbiamo essere forti e andare avanti oltre ogni difficoltà. Oggi, tra l'altro, parlando sempre del vantaggio, un altro gol è arrivato su palla inattiva. Sì, assolutamente sì, ci stiamo lavorando, sappiamo anche per nostre caratteristiche che è una situazione che quando troviamo una squadra forte fisicamente come l'abbiamo trovati oggi possiamo andare anche un po' a soffrire, purtroppo è una situazione sul quale stiamo lavorando, però dopo pochi minuti una doccia fredda così, e poi dopo siamo stati bravi, perché comunque ne hanno avute anche altre pericolose, siamo stati molto molto bravi, però essere bravi non basta, quindi non dobbiamo prendere gol. Domenica al Corrente arriva il cereale. Non ho altro da aggiungere, tutto tu. Da mercoledì penseremo al cereale. Bocca al lupo. Crepi, grazie.